Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Lamplight City. Siamo arrivati a casa del capo del coro, che probabilmente starà inghippato in questa situazione, quindi ci Statue impicciamo. of Eros, I believe. God of love or lust or something. Man babies in diapers never did much for me. Una statua di Eros, crede, il dio dell'amore. Il The look in her eye ritratto. tells me she's probably Sta hiding something. nascondendo qualcosa dallo sguardo. La Music books. libreria. Clearly Puffin has never touched them. Puffy non li ha mai toccati, i libri di musica. Il libro questo, vediamo. Puffin's daily planner. The man leads an even more boring life than you. Who knew that was even possible? Allora, è insomma il suo giornaliero, dove fa la pianificazione giornaliera, il suo diario giornaliero. Manda avanti una vita più noiosa della tua, se è possibile. La statuina. I was wondering when he was gonna show up. Mi chiedo che cosa ci potrà mostrare. Però non me la apre niente, insomma. Va bene. Il So Puffin piano. plays at home too? His poor neighbors. Ah, quindi suona anche a casa, poveri vicini. Ma quindi suona male sto tipo. Il Puffin's music ritratto. room is a bit lacking in comparison to the one in the painting. Questa stanza della musica è un po' triste in confronto a quella del dipinto. La scrivania. It's empty. È vuota. Va It's empty. bene. La No point stanza da wasting time letto. searching Puffin's bedroom. I have a feeling that if there's something to find. Ok, no. That's Ci odd. sono dei There are some graffi. scratches on the floor next to that statue. Quindi va spostata. Vediamo se la possiamo spostare, magari si sposta anche la libreria a questo How about that? Looks like we found Singing Tom's buried treasure. punto. Abbiamo trovato il tuo tesoro. Let's just see what we have Vediamo here. cosa abbiamo qui. Carissima Priscilla, ho completato tutti i miei piani. Ti visiterò presto a Cormoran. Ricordati che la vita nella Nuova Bretagna è dura. E sono un pochino più grande di età di quello che ti puoi aspettare, Ned. Interesting stuff, but what about the box itself? Interessante, ma cosa c'è nel box? Well, it seems Puffin's gun has gone missing. He should really take better care of his things. Sembra che la pistola sia scomparsa, dovrebbe fare attenzione alle sue cose. JB, Jenkins and Bowen. Jenkins and Bowen. The name shares the Eh sì, initials le that were on iniziali the letter. dell'arma del delitto. That's quite a coincidence, wouldn't you say? Sembra più di una coincidenza, I no? would if I believed in coincidences. Sì, vabbè, insomma, non crede nelle coincidenze lui. Things are starting to fall into place here, Miles. Between the Ok. letters, the missing Le gun, and what lettere, Edwards told la us about the pistola effects of opium? mancante e quello che ci ha detto Edwards degli effetti I think we dell'oppio. have enough evidence to consider Puffin a suspect. Abbiamo abbastanza prove per considerare Puffin uno sospettato. Beh, direi che a questo punto è Puffin perché il box, no? It's empty. Non c'è altro? Qui non ci sta altro? Nothing else in there. Allora, il problema è che dobbiamo capire due cose. Perché c'hai i vestiti più grandi addosso e perché era lì quella sera, che lui non frequentava questi posti. Quindi vediamo cosa possiamo fare adesso. Io comunque il box me lo sarei portato appresso, onestamente. Allora, proviamo ad andare alla chiesa, vediamo se si incazza. He won't be much more help right now. Leave. Ha bisogno di pratica. Quindi non mi fai parlare con lui, va bene. Allora, però potrei andare a dire a lui: guarda, ho trovato questo. Perché avevamo detto He avremmo hasn't fatto got così, anything else no? to tell us right now. Ah, no. Ok, e che altro possiamo fare allora? La residenza dei Puffin è dove siamo stati adesso. L'Opium Den, ma non credo. Leave him be. No. Che do la risposta al caso? Eh no, non può essere, io ho bisogno di altre cose. To think in any. Now's not the time to get. Vediamo. Let's not stick around here if there's nothing more.
Niente, non mi dicono altro. Però io secondo me non ho trovato ancora tutto. Allora, abbiamo visto questo, 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 la chiesa, il negozio. No. Cioè, ma che cacchio ci famo? Cioè, sto negozio è stato un po' inutile, no? Il Crimson Cat? Niente, non mi fa parlare più. L'appartamento di Ronan, non credo. Non credo del libro, mi fa vedere qualcosa, onestamente. No, non commenta. No title. No. Qua non mi faceva vedere altro. A model of the end. No. Qui è inutile. La polizia. Non so se devo dire al coroner ho trovato la scatola, che ne so. Eh no. Non mi fa fare altro. Però i vestiti grandi non... Strange man. Devo trovare qualcuno. Chi? Non so chi il suo nome, ma ho solo la descrizione. Devo farti delle domande. Puoi descrivere la sua altezza e la sua statura. Tall and large. Allora, doveva essere large, se non sbaglio, no? Doveva essere abbastanza grosso. In teoria rossi. In teoria sono red. Alright. Do you know of any unique details that might make him? Sì, c'ha una scar on the left cheek. Yes, he has a scar on his left cheek in the shape of a shepherd's crook. Good. That will be helpful. Questo può aiutare. Dammi un momento. Alright, the bulletin is out. I'll let you know if. Oddio. Upton? Just got your bulletin. Upton, prendi il tuo bollettino. Giles, hai qualcosa per me? Ah, ok, c'è qualcuno che è uguale alla descrizione. Non mi dire. Harvey Presser. Thank you, Giles. You heard the man, Fordham. You've got yourself someone to interrogate over at Bow Street. Ah, andiamo a vedere un attimo. È stato arrestato. Ah. Fordham. È roscio, è alto. Fordham, ti vedo peggio dall'ultima volta che ti ho visto. Non tutti abbiamo il tempo di farsi belli come The Giles. Che ti ha portato qui? Devo parlare col prigioniero. Ah, pensavo interessasse ad Upton. A quanto pare non sei l'unico che è interessato a questo uomo. Beh, posso dire di essere stato fortunato ad arrivare io per prima. Beh, penso di sì. Come mai sta qua dentro? È il leader sospettato di una gang. Meno male che non ho votato. Tutta quella roba sporca politica è soltanto una perdita di tempo. E poi la gente si chiede perché le cose in Parlamento non cambino mai. Allora, vediamo un attimo. Harvey Presser, I presume. Harvey Presser, credo. Who's asking? Chi lo chiede? Miles Fordham. I'm a private investor. Miles Fordham. Che vuoi? Just a few minutes of your time. You don't have anywhere to be, do you? Solo qualche minuto del tuo tempo. Non hai, insomma, altri posti dove andare, no? Ask what you want, but I'm not answering anything until I see a lawyer. Sì, sì, chiedi quello che ti pare, ma tanto io non risponderò a niente finché non vedrò un avvocato. Attenzione. Attenzione.
Ronan Lespay. Conosci l'uomo nella foto? Dovrei? Il suo nome è Ronan Lespay, gli hanno sparato. Ah, un peccato. Ucciso. Stai dicendo che quindi non sai niente riguardo l'uccisione lì fuori? No, niente, non ho mai sentito neanche del Silent Raven. Così, perché ho parlato con tre persone che hanno giurato di averti visto lì quella sera. Sì, e tu non sei della polizia, quindi non mi spaventi, non puoi fare niente. Questo tipo mi sta facendo snervare. Ci deve essere un modo per parlarlo. Che faccia in modo che parli. Di te che mi dici? Sei stato qui arrestato per essere stato un leader di una gang, giusto? Non devo dirti niente, non sei un poliziotto. Ok, è tutto quello che ti devo chiedere per ora. Ora lasciami in pace. Allora, dobbiamo parlare con questo tipo. Ci vuole un poliziotto. E magari chiediamo Upton, vacci tu? Harvey Presser. Cosa ne sai di Harvey Presser? Aspetta un attimo e ti do il report. Here we are. He was picked up in a bar in Chumley after being identified as the leader of a cooping gang by one of his fellow gang members. Eccoci qua, è stato preso da un bar in Cholmondeley dopo che è stato identificato come il leader di una gang da uno dei suoi membri. So much for loyalty. Molto leale. Anything else about him? Altro? Not much besides his address. No, soltanto il suo indirizzo. Ok, può essere utile. 5885 Riverview Road, right near the asylum. Ah, vicino al manicomio, che bello. Possiamo prenderti una stanza. Ma povero. Grazie, cara, sei sempre utile alla fine. Certo, non sei come mia moglie, non sei così pro, però dai. Ya molli. Dunque, la casa si trova qua. Un attimo. Yeah? What do you want? Sì, che c'è? Ooh, she doesn't look like the type to take any guff. Better watch yourself, Miles. Allora con questa non si possono fare cazzate, eh? Oddio, perché non ho salvato? Vorrei parlare di tuo marito. Vorrei una tazza di zucchero. Sono un investigatore privato. Haha. E mo? Che devo fare? Una tazza di zucchero. Wondering if I might borrow a cup of sugar. Is that supposed to be some sort of joke? È una presa per il culo? We've hardly got a pot to piss in, let alone any sugar. Non abbiamo neanche un luogo dove pisciare, ovviamente non ho zucchero. Non volevo offenderla, madame. So a cosa stai giocando, mister, ma ho troppa roba in testa per stare a pensare a queste cose. Quindi vattene. Niente, cioè, no, sto gioco è impossibile. A tra poco. Allora, rieccoci, proviamo. Voglio parlare di tuo marito? Mrs. Presser, I'd like to speak with you about your... Well, he's not here right now. He's been away for a few days, actually. Non è qui al momento. Sarà via per qualche giorno. Who are you exactly? Chi sei tu? My name's Miles Fordham. I just have a few questions. I promise this won't... Sono Miles Fordham, ho delle domande. All right, come in. But try and keep it down. My daughter isn't feeling well and I don't want her being disturbed. Ok, entra, però cerca di fare piano perché mia figlia non si sente molto bene, non vuole essere disturbata. Ok, primo step fatto. Vediamo il resto. Mrs. Pratt. Yeah.
Ronan LeSpay. Conosci un nome, sì, un tipo di nome Ronan LeSpay? Mai sentito? Hai mai visto l'uomo in questa foto? No, e sono contenta di non averlo mai visto. Harvey Press. Che fa tuo marito per vivere? Harvey? È un commesso viaggiatore, vende le macchine a vapore che puliscono, come quella che sta qui all'angolo. Oh? Non fa molti soldi perché la maggior parte delle persone hanno paura di questa tecnologia a vapore in questi giorni. Ma Harvey cerca di fare il meglio per provvedere a me e alla piccola Mary, è un bravo uomo. Il lavoro lo porta via dalla città per giorni, ma va bene così, insomma. Ed è tutto quello che fa? Perché lo chiedi? Sai qualcosa che io non so? No, no, ero solo curioso. Oh, guarda, un altro marito che tiene dei segreti con sua moglie. Dite che mi dici. Cosa fai quando tuo marito non c'è? Ehi, che stai pensando? Io sono una donna sposata. No, no, volevo soltanto sapere qualcosa in più di te, non volevo mancare di rispetto. È questo il tuo gioco? Chiedere a donne innocenti di loro così puoi avere la tua via? Sì, vabbè, questa se si incazza mi butta fuori, mi incazzo pure io stavolta. Vabbè, lascia aperto. Di tua figlia te posso chiedere o ti incazzi? Sta bene tua figlia? Sì, insomma, è andata un po' giù, però questo lo riporterà a posto. Gli dà una dose regolare di Pink Bladder's Miracle Tonic. Tra qualche giorno si riprenderà. L'elezione. Sei contenta dei risultati dell'elezione? Però non è furba, cioè questa è contenta che Atwood è stato buttato fuori e suo marito ha che vende macchinari a vapore. Così alla fine magari faranno quei lavori al ponte di Gascogne come ci avevano promesso da tempo. Infatti, ma il fatto che l'eroe va contro la tecnologia a vapore non è male per il business di tuo marito? Harvey's always managed to land on his feet. If it comes down to it, I'm sure he'll be able to find a new job in no time. Sì, però lui è un uomo coi piedi per terra, sicuramente riuscirà a trovare un altro lavoro in poco tempo. I was never too keen on him selling those contraptions anyway. It'll be a relief to get them out of the house. Vabbè, contenta, insomma, che butta quella roba fuori dalla casa. Ciao. Boh, è stata utile sta donna? Onestamente no. Ah, vabbè, ma sono tipo aspirapolveri. Ah, ok, steam cleaners, quindi sono tipo aspirapolveri. Potrebbe essere la loro stanza o un magazzino. Documento. No wonder Harvey's taken a second job. Ah, praticamente la banca gli sta dicendo che se non pagano gli portano via la casa e ecco perché Harvey ha un secondo lavoro. It seems peasant soup is on the menu tonight. Vabbè, il menù, la zuppa e ragazzina. Non sembra stia molto bene. Boh, a che è servito veni qua? Probabilmente allora, cioè, è leader di quella gang perché magari va contro quel tipo lì, l'eroe che era contro la tecnologia a vapore. Boh, andiamo da lui a vedere che ci dice. Salvo perché non mi va di rifarlo, eh.
Famiglia. Ho fatto una chiacchierata con tua moglie, è una bella famiglia. Mildred, come hai fatto? Beh, non sto più con la polizia, ma non significa che io non possa avere le informazioni che necessito. Non hai detto a lei che sto in galera, no? Non ti preoccupare, era ovvio che tua moglie non fosse consapevole di cosa sei, coinvolto. Quindi, insomma, siccome sono un uomo discreto, non ho cambiato le sue illusioni. Beh, hai fatto una bella cosa. Beh, potrei cambiare idea se non inizi a collaborare. Un po' di minaccine funzionano sempre. Miles, sei diventato un talento naturale a fare il poliziotto cattivo. Va bene, parlerò, ma lascia fuori la mia famiglia. Ronan e Spay. Ok, lo riconosce dalla foto. Perché lo conosci? Ero stato assegnato per guardarlo per la notte delle elezioni. Da chi? My employer. I'd really rather not name names, Mr. Fordham. Il mio impiegato. Preferirei non fare i nomi, Mr. Fordham. I don't care about your employer. What I care about is what you were doing with Mr. LeSpay. Non mi interessa di quello, mi interessa cosa dovevi fare con Mr. LeSpay. Well, it was a coping scheme. He was one of the people I was told to pick up. Aveva a che fare con lo schema di quella gang, a quanto pare. Era una delle persone che dovevo prendere. Omicidio. Che ne sai? La cosa più importante che io possa dirti è che non l'ho ucciso. Sai chi l'ha fatto? No, ero dentro al bar quando ho sentito lo sparo. Sono andato fuori per vedere cosa era successo. Ho trovato le spay a terra. E poi? Cosa ne credi? Ero impanicato. Dovevo pensarci io. Non mi aspettavo che venisse ucciso. Ha un strano modo di concepire la parola tener cura. I went inside and gave the barmaid 10 crowns to keep her mouth shut. Clearly that was money misspent. Sono entrato dentro, ho detto alla barista gli avrei dato 10 corone se avesse tenuto la bocca chiusa. Ovviamente ho buttato i soldi. Poi sono tornato a casa, ho detto a mia moglie che dovevo andare per qualche giorno a un viaggio di lavoro. Sai com'è, non si sa mai. Good thing I did too. I might get out of this with her none the wiser. Meno male che l'ho fatto, perché sennò saranno cavoli. What makes you so sure they'll let you out? Che come puoi essere così sicuro che uscirai da qui? I'm just a small fish, but I could talk and talk about whales. That's valuable. Beh, io sono un pesce piccolo e potrei parlare delle grandi balene. Sono informazioni importanti. Beh, è un negoziatore. E di te che mi dici? È la tua prima volta in galera? Yeah, actually. Suppose you think I'm just some criminal scum, born for the gibbet? Esatto, perché pensi che io sia uno dei criminali fecce, insomma. I'm not a bad man, Mr. Fordham. I just made some mistakes. Non sono un cattivo uomo, Mr. Fordham. Ho fatto soltanto qualche errore. Hai incontrato la mia famiglia. Farei di tutto per loro, di tutto. I suppose no good deed goes unpunished. Beh, però suppongo che anche se l'hai fatto per una buona causa non sia impunito. Ah sì. Coping scheme. Tell me more about this coping scheme. Parlami di questo schema, coping, boh. I got paid to find men to vote for Atwood. Simple, really. Sono stato pagato per trovare degli uomini che votassero per Atwood, semplice. Once I found a good mark, I followed him a bit, knocked him out, then took him to the coop. A little room I rented near the Raven. Quando ho trovato il giusto
cattivo, lo seguo per un po', lo faccio, insomma, lo meno un pochettino e poi lo porto al coop. È una piccola stanza vicino, affittata vicino Had a Raven. about 5 men on election night, including the spay. Got them all liquored up and walked them over to the polls. Ho trovato 5 uomini la notte delle elezioni, incluso le spey. Li ha fatti bere e li ha portati a votare. Once each of them voted, we'd walk back over to the coop. I'd change the clothes, maybe give them a fake beard, and walk back for another vote. Ah, ok. Dopo che ha votato, li ha fatti votare, tornano al coop. Gli cambia i vestiti e poi gli dà una finta barba. E poi li fa riandare a Did it votare. for myself too, so people would be less likely to notice. Kept it up for a few hours, until the murder. L'ho fatto anche per me stesso. La gente non l'ha notato. Ho fatto così per qualche ora fino That's all the all'omicidio. questions I have for now. Sono tutte le domande che ho per Good. ora. Leave me in peace. Allora, ecco perché aveva dei vestiti diversi addosso, perché questo l'aveva vestito in maniera diversa per farlo votare. Ed ecco perché quello aveva visto i capelli rossi e il resto della barba, basette, che erano nere, perché pure lui cambiava vestiario, eccetera, per poter votare più volte. Votazioni truccate, quindi. Per far votare Atwood, però ha vinto l'eroe, quindi, boh, truccate male. Dove devo andare adesso? Abbiamo appena parlato con questo. Dalla famiglia non credo di riandare, al momento non credo serva. Vediamo un attimo, eh. Devo rifare il giretto solito. Qui non mi dice niente. Sì, io vado qua, probabilmente mi fa chiudere il caso, giusto? You got Yeah. Ah no. Those Aspè, Okay. non posso chiudere. Devo essere sicura perché l'arma è D1. Priscilla è quello, sempre De quello. Però questo qui è uguale alla descrizione. Gli ha cambiato vestiti. Non è chiaro ancora chi cacchio li ha Just a ammazzati. moment. Questa mosa in cazzo. Caso, così è randomico, tanto ormai mi Oh, it's imbruttiscono tutti in questa città. Ok, allora prima di parlare con te, momento. I think we've pestered her. Ah, ok, non mi fai parlare Some of those ancora. she E che cavolo dobbiamo fare, ragazzi? Cioè, abbiamo girato tutto. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Tom Puffin. Ah, che poi nei sospettati neanche mi mette Ertivo. Ma come non mi metti Ertivo? Ritorna la Miss Morgan e accusa Jimbo. Ritorna la Miss Morgan e accusa Tom Puffin. Small Gold Key. Devo fare, ga? Cioè, non parliamoci chiaro, ho girato tutto. L'unica è accusare quello, però boh. Cioè, secondo me non è stato lui, no? Vediamo che succede. Non c'ho altro da fare. You got time? Yes. I've completed my invest. You have? Allora, Tom Puffin. Anche se non so perché. It was Tom Puffin. What?
But why would a member of the church do something like that? Perché un membro della chiesa farebbe una cosa simile? Puffin è innamorato della fidanzata del nipote Ned, Priscilla. Praticamente intercetta le lettere con false pretese. Mr. Puffin is also an avid opium user. And is prone to fits of rage as well as hallucinations. Mr. Puffin è anche un avido usatore di oppio e ha degli scatti di ira e delle allucinazioni. The murder, Puffin was at the Silent Raven, and in his opium-induced fog mistook your brother for Ned. La sera dell'omicidio Puffin era al Silent Raven e i fumi dell'oppio hanno fatto vedere a Ned, a lui, come se tuo fratello fosse Ned. He had his pistol on him and his rage and jealousy got the better of him. Poor Ronan was simply in the wrong place at the wrong time. Aveva una pistola e la sua rabbia e gelosia hanno preso sopravvento. Povero Ronan, era semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. And what about the clothes he was wearing? Or why he was in Chumley in the first place? E perché quei vestiti che stava indossando, e perché si trova a Cholmondeley? I'm afraid your brother fell victim to a cooping gang. They dragged him to Chumley and forced him to vote multiple times. Tuo fratello è stato vittima di una cooping gang che è stato drogato e portato a Cholmondeley e forzato a votare più volte. He was wearing someone else's clothes as part of a disguise. Indossava vestiti di qualcun altro in modo da essere non riconosciuto. My poor brother. So what happens now? Povero fratello, adesso cosa succederà? Adesso dirò a Miss Upton e andranno a arrestare Puffin. E vabbè, il resto ci penserà la giustizia. Grazie per il tuo aiuto, Mr. Fordham. Mistaken identity. Non lo so, ho fatto bene? Boh. Tom Puffin? Yes, may I help you, officer? Sì, posso aiutarti? You're under arrest for the murder of Ronan Lespay. Sei in arresto per aver ucciso Ronan Lespay. Oh, God. So it wasn't a dream. Ah, è stato lui allora. Cosa? Oddio, allora non era un sogno. Come along, sir. We need to question you at the station. Venga, sir, dobbiamo farle delle domande alla centrale. Ok, quindi è giusto. You know, Miles, you've been coming in here a lot lately. But you've never looked quite this glum. Sai, Miles, non sei mai venuto così spesso qui. Anzi, hai iniziato a venire così spesso qui, ma non sei mai sembrato così. Boh, forse giù. What's going on? Che sta succedendo? I've bungled things pretty badly at home. Been staying with a friend the past couple of weeks. Casini a casa, sto da un'amica da un paio di settimane. I see. What happened? Cos'è successo? I haven't been honest with my wife. Coming here and drowning my sorrows hasn't really helped, oddly enough. Non sono stato onesto con mia moglie. Venire qui a affogare le mie tristezze non mi hanno aiutato. And yet, it's all I can do to keep from going crazy. Ma è l'unica cosa che posso fare per non impazzire. You know, Miles, I've seen and heard a lot of things over the years. Some of the stories would turn your hair white. Sai, Miles, ho sentito così tante storie in questi anni. Alcune storie potrebbero farti diventare i capelli bianchi. Ma dopo tutto ho imparato una cosa. Non è mai troppo tardi per migliorare le cose, soltanto se ci provi. Grazie per il tuo aiuto, Patrick. Io posso soltanto suggerirti, poi il resto dipende da te. Vuoi un altro gin? No, grazie. This time I really do need to be on my way. No, grazie. Andiamo da Adelaide, va? I should go and see how my wife is doing. I see. Well, have a good night, Miles. And good luck to you. Buonanotte, Miles, e buona fortuna. Vediamo di fare pace con Adelaide, che mi serve, perché... Who in the ether? È lei, il vero detective. Chi diavolo... Miles? This is a surprise. Questa è una sorpresa. Ciao cara, sono stato un idiota. Ciao cara, posso entrare? Ciao cara, ho deciso di perdonarti. Ciao cara, posso entrare? Hello, Addy. It's
wonderful to see you. May I please come in? È bello rivederti. I suppose so. Sì, penso di sì. Was there something you wanted to talk about? Vuoi parlare di qualcosa? Volevo sapere come stavi. Volevo scusarmi per come ho agito. Volevo dirti la verità. Volevo scusarmi per come ho agito. I wanted to make amends for how I acted. I'm sorry I put you through that. I was an absolute ratbag, and I hope you can forgive me. Spero che mi potrai perdonare, insomma, si pente. I still don't appreciate you keeping things from me. Ancora non mi piace il fatto che tu mi nasconda le cose. Where have you been all this time, anyway? Dove sei stato tutto questo tempo? Upton's been letting me stay with her. Upton mi ha fatto rimanere lì. Better than sleeping under a bridge, I suppose. Beh, meglio di dormire sotto a un ponte. Yes. Although I don't know how much longer I can impose on her generosity. Beh, ma non posso, non so quanto potrò ancora approfittarmi della sua generosità. Are you asking me to let you come back here? Mi stai chiedendo di farti tornare? Sì, e penso che sia il momento di dirti la verità. Mi manchi tanto, cara. Tu no, io non ti sono mancato? No, sono venuto qui per visitarti un pochettino. Boh, mi sei mancato tanto, cara? Eddie, tu io non ti sono mancato? Perché la verità me ne sbatte all'asylum. Questo, boh, sembra me ne fregar giusto. Dai, proviamo questo. I've missed you terribly, Addie. And I'm sure you've missed me as well. Però l'ha messa male, insomma. Dice, sono sicuro che io ti sono mancato. Tasta tira troppo. Of course I have Miles, but I'm not ready for you to come back. Not yet. Certo che lo so, ma che mi sei mancato, Miles, ma ancora non sono pronta a farti tornare qui, non ancora. Oh, I see. Ah, capisco. Maybe once you're finally ready to talk about what's been bothering you, but until then. Magari quando sarai pronto a parlare di cosa ti sta dando problemi, ma fino a quel momento. It's getting rather late. I should get ready for bed. È tardi, devo andare a letto. All right. It was good seeing you, Addie. Va bene, è stato bello vederti, Addie. It was lovely to see you too, Miles. Anche per me, Miles. Perhaps I'll stop by again next week. Magari posso ripassare la prossima settimana? That would be nice. Sarebbe bello. Right. I'll see myself out then. Ok, vado. Addie, perdonami, senza di te come farò? Fordham, svegliati. Madonna, che ansia. I didn't want to hide him from you, right? Non mi stavo nascondendo da te. Upton, what's going on? Che succede, Upton? Shake off the dreams, Fordham. I've got something very important to show you. Esci dai sogni, Fordham. Ho qualcosa di importante da mostrarti. Che mi deve far vedere questa? Ho paura. What is it? Cos'è? There's been a murder. C'è stato un omicidio, e quando mai? Beh, quindi c'è un omicidio tutti i giorni in questa città. C'è qualcosa di speciale in questo? I assume this one is special somehow, or you wouldn't be bringing it to me. I thought that great detectives never assumed. There are exceptions to every rule. Anyway, you're right. The victim in question is a member of parliament. Azzà. A man named Percival McDonough, to be precise. La vittima in questione è un membro del parlamento, un uomo chiamato Percival McDonough. But this is the real corker. The murder is clearly the work of the justice killer. L'omicidio è chiaramente un lavoro del Justice Killer. Il Justice Killer? Di che stai parlando? Quell'uccisore di massa di quale ho sentito parlare? No, chiediamo al Justice Killer di che stai parlando. Haven't you been reading the papers? He's the one who's been killing all the men in Chumley. Non hai letto il giornale? È quell'uomo che sta uccidendo tutta la gente di Cholmondeley. Perché Justice Killer? It's part of his modus operandi. He kills his victims with a single gunshot to the head, then writes the word justice somewhere in the room with the victim's blood. Ah, vabbè, diciamo è un po' tipo The Mentalist, Red John. Allora, è parte del suo modus operandi, uccide le vittime con un singolo colpo alla testa e scrive però giustizia da qualche parte nella stanza con il sangue della vittima. Mi ricorda un po', sì, sta cosa. Ah, melodrammatico.
This is the killer's fifth victim, and there isn't a single lead. Ah, è la quinta vittima del killer e non c'è una pista. Quindi vuoi che ci penso io? Not just yet. First, I need you to look at these sketches. Non per ora, adesso voglio che tu guardi questi sketches. Sono delle disegni delle scene del crimine? You took crime scene sketches from the department? Le hai portate dal dipartimento? Of course not. I made copies with the station's Pharaoh Duke. Ma no, ho fatto delle copie. These killings need to stop, and I believe you can succeed where the department has so far failed. Il killer non si fermerà e credo che tu possa avere successo dove il dipartimento ha fallito. So, what am I looking for? Che devo guardare? The police went over each crime scene with a fine-toothed comb and turned up practically no useful physical evidence. I want a second opinion from you. La polizia è andata alla scena del crimine con un fine-toothed comb, boh, e non hanno trovato nessuna evidenza, niente, non hanno trovato niente di fisico. Voglio che una seconda opinione da te. Se tu trovassi un link tra questi casi, magari riusciresti a fermare questo mostro. It's a shot in the dark. I can't guarantee I'll find anything the police didn't see, but it's worth a look. Certo, è un po' rantolare nel buio, però comunque non posso garantirti che troverò qualcosa che la polizia non ha notato, ma posso dare un'occhiata. Here are the four sketches. Have a look at them and see if you notice anything that might help us find this maniac. Allora, questi sono i quattro disegni. Dagli un'occhiata se trovi qualcosa che può aiutarci a trovare il maniaco. Beh, io spero onestamente che questo caso sia collegato al nostro e che sia l'ultimo, perché sennò questo gioco è veramente infinito. Comunque, io spero di aver fatto bene il finale dell'altro gioco, credo di sì, insomma, perché il tipo ha detto, ah, allora non l'ho sognato, quindi un po' l'ha ammesso, diciamo, penso che è finito bene. E fatemi sapere voi che ne pensate, quindi come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale, e vi aspetto al prossimo episodio. Alla prossima!